Passione, creatività, esperienza e innovazione sono questi gli ingredienti del maestro pasticcere Ampi Andrea Urbani, che ogni anno per il periodo natalizio propone i panettoni rigorosamente artigianali e senza conservanti. Mani in pasta già dall'alba, collaboratori operativi e quintali di bontà pronti per essere degustati. Nel suo laboratorio Andrea sforna quelle che qualcuno definisce una vera opera di ingegneria pasticcera, con infinite variabili e un processo lungo e delicato. Dal 29 novembre alla scorsa settimana qui sono stati preparati più di 24 quintali di panettoni. Siamo partiti da più o meno il 20 di novembre, anche perché il nostro prodotto artigianale senza conservanti non ci permette, per avere un prodotto di altissima qualità, di partire prima, ovviamente, se no il prodotto si asciugherebbe, non sarebbe eccezionale poi per Natale. Quali vanno per la maggiore e in generale quali tipi avete? Ma guarda, diciamo che il classico è quello che ancora è imbattibile, perché è il panettone, ovviamente. Poi da noi va molto forte fragoline e cioccolato bianco, poi c'è il cioccolato, che è un panettone completamente scuro con dentro dell'impasto del cioccolato e farcito anche con gocce di cioccolato al latte fondente. Quest'anno c'è stata la nascita del panettone al pistacchio, che sta spopolando, anche questo è pistacchio marene, al taglio risulta essere verde perché c'è nell'impasto della pasta al pistacchio, però è anche farcito con una crema al pistacchio, quindi super goloso. E sono 8 in totale le tipologie preparate, più il formato maxi. Li devo spedire in hotel in montagna per le cene dell'ultimo dell'anno. Un'azienda che collabora con noi, che mi ha chiesto di Riccione, che mi ha chiesto di fornire i panettoni anche ai loro hotel per l'ultimo dell'anno, quindi abbiamo fatto una produzione anche per loro. Quali sono gli ingredienti principali e qual è il segreto? Beh, guarda, gli ingredienti principali nel panettone è uno, è il lievito madre vivo perché non è liofilizzato, non è un polvere, ma è un lievito che viene nutrito ogni 3-4 ore, dipende da che tipo di sistema usiamo. Io quello che mi rimane diciamo più comodo fare, più mi dà più soddisfazione, quello chiamato bagno d'acqua. Questo viene mantenuto continuamente a bagno dell'acqua, viene rinfrescato ogni 3 ore ed io ritengo che sia come un figlio. Quindi pensa all'assurdità che se il mio lievito lo porto in un altro laboratorio già cambia il comportamento, sente quello che c'è nell'aria, il tipo di farina, l'acqua stessa, e quindi anche se la ricetta è la stessa, il lievito madre è quello che fa la differenza, che comanda il panettone. Questo è non plus ultra. Poi dopo ci sono ovviamente tanto burro, tanto zucchero, tante uova, farina e tanta frutta, che deve essere anche quella in abbondanza per dare poi un valore aggiunto quanto vai a mangiare al prodotto. Vediamo che al lavoro ci sono tanti giovani ed è bello vedere questa tradizione che si tramanda. È difficile oggi trovare personale che abbia voglia di fare questo lavoro, perché è un lavoro di grande sacrificio. Quando un ragazzo viene da me, io lo accolgo con veramente tanta passione, perché voglio trasmettergli quella passione che un po' ho ricevuto io dai miei genitori, da mio nonno ovviamente. Perché? Perché se tu riesci a trasmettere la passione a loro, poi li fidelizzi e li fai innamorare del lavoro.